Nel video di oggi vi mostro come ho organizzato il mio MacBook, come personalizzarlo e qualche piccolo trucchetto che magari non conoscevate. Nuovo What's My MacBook Air 2020. Infatti, da quando ho preso il computer nuovo mi avete richiesto in tantissimi questa tipologia per farvi vedere cosa ho scaricato, come l'ho organizzato e come l'ho personalizzato, e dato che l'ho sistemato qualche giorno fa e il risultato mi piace tantissimo, non vedevo l'ora effettivamente di mostrarvi tutto. Per chi fosse interessato ad acquistarlo, perché mi avete scritto in tantissimi in direct, io non ne so nulla di computer, quindi vi lascio direttamente qui sotto il link al sito Apple dove l'ho acquistato, che ha tutte le info per chi se ne intende un pochino più di me. L'unica cosa che vi posso dire, perché è personalizzata sul mio caso, ci sono diverse grandezze di memoria, è che il mio è di 512 giga, che sembrano tanti ma in realtà con foto e video vanno via in un istante. Questa è la scatola che, incredibile ma vero, sono riuscita a tenere, e dentro c'era logicamente il computer e il caricabatterie. Eccolo qui, vi dico che è la cosa più comoda che io abbia mai provato, perché è super leggero, super piccolo, sottilissimo, quindi l'ho riuscita a infilare da qualsiasi parte per portarlo a scuola, all'università. Io lo porterò anche in vacanza per editare i video. Io l'ho preso gold, la colorazione si chiama così, so che è rosa e secondo me anche aesthetic e fine. E non vi preoccupate se lo vedete tutto rovinato, graffiato eccetera, perché è solo una cover trasparente che ho preso su Amazon. E ho anche acquistato un adattatore, perché per chi non lo sapesse, per chi fosse nuovo come me ai computer Apple, questi non hanno l'entrata USB, ma hanno queste entrate qui che sono quelle del caricatore. Si sblocca con l'impronta digitale, poi anche il cursore, per una rivoluzione, per chi ha sempre avuto computer Apple potrebbe essere una cavolata, è super figo perché potete switchare da una schermata all'altra usando tre dita, oppure due per scorrere su e giù tipo mouse, e lo trovo molto più comodo del cursore dei computer Windows. La tastiera si illumina, le lettere sono tutte illuminate, ma potete regolare voi la cosa se vi reca fastidio. C'è la telecamera. Questa è la mia schermata e è molto bella, l'ho presa sul sito di Julia K. Christ, che è una youtuber secondo me veramente bravissima anche con altre cose, ad esempio col suo sito, con le grafiche, ne ha create tantissime, e io ho scelto questa che ha dentro anche il calendario di luglio, e in più mi piacevano tantissimo i colori, perché in caso non si fosse notato io sono un po' ossessionata ultimamente dal verde. E ho preso anche da lei le icone delle cartelle che si trovano nell'angolo in alto a destra. Infatti le cartelle della Apple, per quanto possa essere estetico il computer, non sono tanto estetiche in sé, quindi ho deciso di cambiarle e ora vi mostro come. Sulla cartella senza nome andiamo a cliccare con due dita sul cursore in basso e ci sono diverse opzioni. Se fate ottieni informazioni, vi si aprirà questa cosa, e se cliccate sulla cartella in alto, l'icona della cartella in alto dove c'è scritto il nome della vostra cartella, cartella senza nome, potete andare a modificarlo. Ci sono diverse strade per andarlo a fare, una di queste è andare ad aprire la vostra immagine. Ora andiamo qua su recenti, così vi prendo le immagini, ecco, icona desktop. Poi andate a selezionare tutta l'immagine, fatevi attenzione che l'immagine, qualsiasi voi scegliate, sia con lo sfondo trasparente, altrimenti vi viene anche tutto il contorno che non è per niente carino. Dopodiché fate Command e C e ve la copierà, e andate sulla cartella e fate Command e V e ve la incolla. Ed ecco fatto, ora vi faccio vedere il risultato. Come vedete è molto semplice, e c'è anche un altro metodo che consiste semplicemente nel trascinare l'immagine sull'icona della cartella, però a me non funziona. Inizierei dalla barra in alto, che è personalizzabile con diverse opzioni alle quali accedere molto più velocemente. Io ho messo qui le opzioni dello schermo e, cioè, Night Shift e modalità scura sono le cose che mi hanno salvato la vita, soprattutto quando guardate i film la notte o le serie TV e state svegli fino alle 4 del mattino. Poi c'è il Bluetooth per collegare velocemente le AirPods, ci sono collegate anche quelle del mio fidanzato, non so per quale motivo. Poi qui c'è la musica, cioè, che
canzone casuale, vi giuro che non l'ho fatto apposta, ma è un'ossessione sempre comunque ovunque presente. Poi c'è la percentuale della batteria, qui c'è il wifi, qui c'è la finestra di login. L'immagine che vedete di Harry vestito da ballerina è l'immagine che mi appare quando c'è il blocco dello schermo. Poi qui c'è il finder per trovare qualsiasi cosa e infine qui ci sono tutte le altre informazioni, tutte raccolte in una, compresa la luminosità tastiera che vi dicevo prima, potete scegliere voi. E poi c'è la data e l'ora. Proseguendo, sempre per quanto riguarda le cose in alto, ho attivato un angolo attivo. Quindi spostando il mio cursore in alto a sinistra mi esce l'orologio che tutti conoscono e che è un'estensione. Ora vi dico subito come si chiama. Scrivania e salva schermo, ok. A questo punto, quando andate su salva schermo, qui potete scegliere gli angoli attivi. E per ogni angolo del Mac potete scegliere un'opzione. Ed è un'estensione che scaricate da Google e si chiama Flicklo. E poi qui potete scegliere tutti gli sfondi e potete anche scegliere di fare la rotazione. Quindi voi selezionate una cartella e poi selezionate la casellina cambia immagine. Poi potete anche scegliere ogni quanto cambierà l'immagine e il vostro sfondo ruoterà in caso siate eterni indecisi come lo ero io. Un'altra cosa che si può personalizzare è il colore delle cose che selezionate, sostanzialmente, così, andate su generali e qui potete sia vedere l'aspetto chiaro, scuro o automatico che si switcha in base a giorno notte e poi i colori dettagli. Io ce l'ho verde e per farvi capire che cosa cambia, quando andiamo a selezionare qualcosa è verde. Ok, ve lo evidenzia tutto di verde. Poi andiamo nel dock, quello che ho qua è il Finder, Launchpad, dove accediamo a tutte le altre applicazioni che ho scaricate. Non ne ho scaricate tantissime, sono tutte quelle predefinite, tranne Spotify, il mio programma di editing, Final Cut Pro, la trial, perché volevo semplicemente capire se fosse meglio, ma in realtà mi trovo meglio con il mio. E poi ho scaricato un browser per l'università e Google Chrome, che è sempre utile. E continuando abbiamo Safari, Google Chrome, che ho spostato qui per accederci più facilmente, foto, FaceTime, che proprio, cioè, sul telefono non me lo calcolavo mai, adesso che ho il Mac FaceTime tutti i giorni, il calendario, i promemoria, le note, podcast, keynote, pages, che sarebbe il Word dei Mac, App Store, informazioni, impostazioni, preferenze di sistema, lo chiamo, vabbè, e poi Memo, Wondershare Filmora, Spotify, questa è anteprima, e questo è quello che sto utilizzando per la registrazione schermo. Mentre se andiamo su Memo, ta-da! Questo è quello che vi esce e potete metterne quanti ne volete, io ne ho messi solo uno. Potete anche cambiare sia il font, quello che vedete qui l'ho scaricato io da font, potete scegliere anche il colore tipo giallo, verde, grigio, viola, rosa, tutto quello che è. Io l'ho scelto grigio perché mi sembrava più in linea con il mio sfondo. E poi possiamo passare a Google Chrome. Io l'ho personalizzato sempre in tema verde e qui ci sono tutti i siti a cui accedo più spesso, che sono Yahoo Mail, YouTube, Netflix, Prime Video, Pinterest e PDF Candy, con il quale collaboro per il video di oggi. Quindi andiamo subito a vederlo perché secondo me è molto carino, molto semplice e ci sono 44 strumenti diversi per modificare i PDF, che sono sempre utili perché i PDF sono infernali, ragazzi, cioè diciamoci la verità, quando vi inviano un PDF dovete modificarlo in qualche modo e non riuscite, dovete stamparlo per forza e modificarlo a mano, che secondo me è scomodissimo. Mentre qui potete fare tutto quello che volete, anche non registrandovi, quindi molto molto easy, e ci sono veramente tutti gli strumenti senza dover scaricare nulla, come ad esempio comprimere il PDF, unire i PDF, tipo se vi inviano delle pagine sfuse e voi volete fare un documento unico, è bellissimo. E poi, secondo me, tra le più comode ci sono il convertire il PDF in Word e il contrario, oppure Excel in PDF, le immagini in PDF, potete dividere i PDF, modificarli, cancellare le pagine, sbloccare, proteggere, aggiungere la filigrana se volete aggiungere ad esempio il vostro nome,
potete ridimensionare le pagine, tagliare il PDF, potete anche aggiungere l'intestazione a piedi pagina, i numeri di pagina, estrarre il testo o estrarre eventuali immagini che ci sono dentro. Quindi vi consiglio di dare un'occhiata, vi lascio il link sotto nell'info box. Questa info box sarà piena di link che spero possano però essere utili a qualcuno. Dopodiché, qui in alto nella barra sempre di Google, l'unica cosa che ho memorizzata è Netflix, perché ci accedo molto molto spesso, e vi faccio vedere velocemente come ho personalizzato Google. Così semplicemente andate sulla matita che c'è in basso e potete scegliere di caricare un'immagine dal dispositivo, oppure ci sono diverse cartelle. Poi potete anche aggiungere le scorciatoie, che sono quelle che ho nascosto io sotto, e il colore del tema. Quindi vi cambia il colore della finestra anche in alto. Io l'ho scelto verde pastello. Bene, questo video è finito. Io spero davvero che vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Se ne volete un altro, se volete un sequel dove cercherò altri trucchetti per personalizzarlo o scorciatoie per rendere la vita con il Mac più semplice, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. E mi raccomando, non dimenticate di lasciare un pollicino in su, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, andatemi a seguire su tutti i miei social, in particolare Instagram e TikTok, che sono sempre, indovinate dove, linkati qui sotto nell'info box. Io vi mando un grosso grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video.